Ciao a tutti amici, oggi novità eccezionale che ho scoperto da pochissimo. Mi riferisco a voi italiani all'estero che appunto state all'estero e non avete la possibilità di vedere la TV italiana, però vi manca tantissimo. E finalmente è arrivata una cosa incredibile che io assolutamente sono rimasto molto stupito quando me l'hanno detto. È un dispositivo della Cibor, adesso vedremo un demo, che vi permette di vedere la TV italiana in streaming senza spendere niente al mese, solo comprando l'oggetto. L'oggetto viene fatto in collaborazione con Roku, adesso l'ho già unboxato e faremo vedere, e della ditta Cibor. C'è anche il sito web italian-television.net, potete andarci a fare un salto, ho messo il link nella descrizione per altre informazioni. Non c'è abbonamento, potete vedere tutti i canali del digitale terrestre molto semplicemente, tutti o la maggior parte i TV regionali della vostra regione, di tutte le regioni d'Italia e anche canali mondiali delle Americhe, dell'Asia, dell'Oceania e dell'Europa. Incredibile, incredibile. E quindi andiamo subito a fare un demo. Ecco, facciamo vedere com'è, molto semplice, così. Dovete inserire l'alimentazione USB col cavo in dotazione e anche l'adattatore di corrente e il cavo HDMI direttamente nella TV. E quindi questa è installazione molto semplice. Poi accenderete con il pratico telecomando. Dovete settare il wifi, la password, solite cose e basta. Avremo questa pagina iniziale dove possiamo selezionare Cibor Italy, Cibor World, Cibor Light, altri canali. Siccome si basa sopra il sistema Roku, come possiamo vedere il telecomando uguale, probabilmente potete anche inserire altri canali tipo Amazon View, PlayStation, insomma, penso che si, non l'ho fatto, non mi interessa, no? Comunque andiamo subito in quello che ci interessa. Cibor Italy. Aspetta, il telecomando a differenza di altri Roku è infrarosso, quindi dovete puntarlo. Un altro Roku che ho è radiofrequenza, quindi potete puntare dove vi pare. Ok, questa è la schermata iniziale, molto bella, tutte le volte. Cibor Italian Television World TV. Qua abbiamo la possibilità di selezionare live TV, TV on demand, radio, news e informazioni. A noi ci interessa live TV. TV nazionali o TV regionali? TV nazionali. Ok, e adesso qua ci sono tutti i canali. E quando dico tutti i canali. Infatti sono rimasto molto sorpreso, perché di solito la Rai soprattutto ti dice no, devi stare sul territorio nazionale. Adesso vedi, questo è speciale Sanremo, non lo so. Vediamo, Play, Rai 1. Ecco. C'è linea bianca, un attimo togliamo l'audio. Ok, torniamo indietro, prima che ci rompano già per il copyright, però. Rai 1, qua ci sono vari canali, sinceramente non ho capito perché ce ne sono così tanti. Poi vabbè, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai Movie, Rai Premium, Gulp, Rai Yo-Yo, Rai 24, Rai Storia, Rai Sport, Rai Scuola. Vedete, andiamo su Rai 5, top. Abbastanza veloce, ovviamente dipende dalla vostra connessione internet. Io ho una fibra ottica, quindi non c'è problema. Olè, c'è Rai 5, c'è l'orso. Quanto è piccolo. Poi andiamo sotto. Canale 5, Rete 4, Mediaset, Iris, Tigis. Insomma, se voi state in Italia, voi vi stronzate che... Però quelli che stanno all'estero, c'è. Ogni tanto te puoi vedere qualcosa live su qualche canale, ma se andate tipo sul canale della Rai dice devi stare sul territorio nazionale, quindi questa è una novità molto interessante. Toh, la 5, vediamo, ecco, c'è l'Isola dei Famosi. Amici italiani all'estero che disperate perché non potete vedere l'Isola dei Famosi in diretta, ora possiamo. E questo è il canale che fa le ore dell'Isola dei Famosi, no? Ho messo il link nella descrizione, ho visto che c'è il link su Amazon. Comunque continuiamo con la review. News, telecom, news, documenti, storia, musica. Ma musica sono proprio le TV, perché un'altra cosa che io non avevo mai visto era il canale che dicono sempre il canale di Radio DJ, venite sul digitale terrestre, ma non lo vedo. C'è Radio 105, andiamo a Radio 105.
Sì, bello, bello. Va bene, vediamo cosa c'è d'altro. Questo è per la TV nazionale in diretta. Poi qui ci sono i TG, le TV regionali, e ci sono di tutte le regioni. Quindi io sono dell'Emilia Romagna, quindi Teleromagna, Modena qui, mai sentiti, diciamo Rete 7 me lo ricordo, era bello. Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna. Vediamo la Sardegna cosa ci prospetta oggi su Sardegna 1. Allora, nonno, abbiamo bellissime notizie oggi, ti spezzo le braccine. Tutto così, Ecco, c'è Donatella Spano, assessore regionale dell'ambiente, che ci sta dicendo qualcosa. Allora, ci guarderemo. Vedete, molto, molto bello anche questa parte, eh? Ovviamente uno dice, chi se ne frega di tutte queste cose, però probabilmente vi interessa. Trentino Alto Adige, tutto in tedesco. Umbria, Abruzzo, beh. C'è anche Basilicata per gli amici che ci seguono da Matera, come Luca. Ciao Luca, un bacio, un bacio, un bacio. Allora, poi non è finita qui, perché veramente ci sono un sacchissimo di canali. Cyber World invece sono canali mondiali, quindi abbiamo tantissimi paesi dove possiamo scegliere. Abbiamo anche qui una scelta, possiamo selezionare America, Asia, Oceania, Europa. America è quella che mi piace di più. Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Perù, Stati Uniti. Ci sono canali, vediamo, tipo ABC. Se è veramente ABC o è più una cosa notiziari... Curtis, mi sembra un po' bloccata questa. Sì, diciamo che a volte può essere che ci sia un po' di congestione col sistema. Ieri sera però guardavo Colombia, ovviamente, ormai noi colombiani che guardiamo sempre Narcos, queste cose, il Chapo in Messico, però lo stesso. C'era il telegiornale, ovviamente avevano arrestato un narcotrafficante, gli avevano 50 anni, l'hanno stradato negli Stati Uniti. Quelle sono le notizie, questa trasmissione qua, non funziona. Funziona ma non si vede niente. Vabbè, comunque questo è quanto. Possiamo andare comunque a Asia. Abbiamo canali cinesi, giapponesi. Anzi, ci abbiamo solo Giappone e Cina. Peccato, mi sarebbe piaciuto un po' di Nord Corea. Un po' di Chin Chan Chung a casa. Oceania, Europa. Veniamo a Europa. Ucraina. Ucraina. Albania. E io la vedo! Andorra, Austria, beh, questi sono i miei accenti, eh. Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia. Ma stasera ci spariamo un bel film in croato, via. Francia, Grecia, Grecia, una faccia, una razza. Mai fidarsi dei turchi. Che film, che film. Lettonia, Polonia, Romania, Russia, Spagna, Ucraina d'Ucraina. Vabbè, questo è quanto. Cibo, non c'è, come ho già spiegato, sottoscrizione. Perché la prima cosa che mi sono chiesto io e mi hanno detto gli altri che glielo ho detto è vabbè, ma quanto si paga al mese? Un $10 assicurato? Niente, non si paga niente. Ok, allora, questo è quanto. Bellissimo. Link nella descrizione, costa $149, su Amazon c'è il link, potete guardare. Se vi è piaciuto sto video iscrivetevi al canale, piacete, commentate amici. E allora, oggi è sabato, domani è domenica, lunedì tutti sintonizzati a guardarci pomeriggio 5, Barbara D'Urso, Amici e Uomini e Donne. E anche un po' di Isola di Famosi. Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti!